Buongiorno a tutti, benvenuti a questa iniziativa che è organizzata da Umbria Export nel corso dei seminari previsti dall'evento EIMA International in azione digitale. Io sono Enzo Colossi, direttore di Umbria Export, l'agenzia per l'internazionalizzazione di Confindustria Umbria. Prima di presentare i panelisti, prima di presentare il nostro seminario, voglio ringraziare il direttore generale di Federunacoma, dottoressa Rapastella, che ci ha dato la possibilità di poter avere questo slot a disposizione nel corso di questa mattinata. Quindi la ringrazio in quanto per noi e per i nostri partner tunisini è certamente una grande opportunità ed un onore partecipare a questo evento così importante. Ringrazio tutti i relatori che sono qui presenti, in particolare ringrazio l'AIX, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo di Tunisi, il direttore Lovisolo, tutti i suoi collaboratori. Ed in particolare per questa mattina il dottor Khelifi, che sarà il rappresentante di AIX nel corso di questa mattinata. Ringrazio moltissimo l'amministratore generale di APA, Monsieur Tuquebri. Bonjour, Monsieur Tuquebri, merci beaucoup pour votre présence. APA è l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti in agricoltura del Ministero dell'Agricoltura tunisino, che è partner ufficiale del progetto. Ringrazio la dottoressa Anna Chiara Moltoni, che è la responsabile dell'area progetti internazionali, cooperazione e sostenibilità di ELIS ONG, che è la capofila del progetto, e la dottoressa Moltoni è la capoprogetto del progetto Agricoltura Durabile. E quindi ringrazio tutti quanti per la loro disponibilità e prima di passare la parola in sequenza all'AIX, a Monsieur Tuquebri, che ha peraltro preparato anche un bellissimo video che poi andremo in onda, e ad Anna Chiara, voglio semplicemente contestualizzare rapidamente questa iniziativa. Questa iniziativa ha come finalità quella di contribuire a dare una testimonianza di come la cooperazione italiana è presente in Tunisia, anche nel settore dell'agricoltura, e come nell'ambito di questa presenza un progetto come Agricoltura Durabile si inserisce in una logica di sviluppare relazioni internazionali tra Italia e Tunisia, che vede anche soprattutto la collaborazione del settore profit con il settore non profit. Ne parleremo più diffusamente. Però è una mattina nella quale riusciamo a dare la nostra testimonianza su come la cooperazione internazionale rappresenta uno, diciamo, degli approcci più innovativi, più efficaci, più efficienti per poter contribuire allo sviluppo di relazioni non solamente di cooperazione classica, ma di cooperazione anche commerciale e industriale tra due paesi come l'Italia e la Tunisia. Quindi, detto questo, saluto peraltro anche un'azienda che è partner del progetto, che è la Nardi, azienda produttrice di macchine agricole, che peraltro partecipa anche come espositore alla fiera EIMA Digital. A questo punto io cederei la parola molto volentieri al dottor Khelifi per la sua testimonianza in qualità di rappresentante dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione a Tunisi. Prego, Anis. Grazie Enzo. Sono molto lieto di partecipare con voi a questo evento oggi per parlare dei progetti di cooperazione allo sviluppo in Tunisia e ringrazio molto gli organizzatori per l'invito. La cooperazione italiana allo sviluppo è presente in Tunisia fin dagli anni Ottanta. La prossimità geografica e la lunga storia di scambi commerciali hanno fatto della Tunisia un paese prioritario per l'Italia. L'impegno italiano a sostegno dei processi di sviluppo in Tunisia ha
ammonta attualmente a circa 510 milioni di euro. Questo importo corrisponde al valore dei programmi che sono in corso di realizzazione e in via di preparazione. Circa un terzo di questo importo è già stato erogato, un terzo è impegnato e un terzo si sta predisponendo. La maggior parte di queste risorse sono assegnate e gestite da partner pubblici tunisini, mentre alcune iniziative sono affidate ad organizzazioni internazionali oppure a ONG ed enti locali italiani. Le risorse sono ripartite su una sessantina di iniziative, suddivise in cinque macro aree di intervento, che sono sviluppo economico, sviluppo rurale, sviluppo locale e decentralizzazione, educazione e migrazione. L'ultimo accordo tra i due paesi in questo ambito è il Memorandum d'intesa 2017-2020 e stiamo preparando il nuovo memorandum per il prossimo periodo 2021-2023. Il sostegno al settore agricolo è sempre stato una priorità per la cooperazione italiana in Tunisia, considerando che l'agricoltura è il fulcro dell'economia tunisina e che rappresenta più del 10% del PIL del paese. Questo sostegno si allinea peraltro all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e più precisamente all'obiettivo 2, ovvero porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. Anche l'attuale crisi sanitaria ha evidenziato quanto l'agricoltura locale sia strategica e necessaria per garantire l'autosufficienza alimentare delle nazioni. Non mi soffermerò sul contesto tunisino perché so che il signor Tuchebri dell'Agenzia Tunisina di Promozione degli Investimenti Agricoli vi darà più tardi una panoramica completa. Vorrei invece evidenziare brevemente alcune iniziative dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo nel settore agricolo. Tra le iniziative cito le linee di credito per le piccole e medie imprese tunisine, che dal 1988 e con una dotazione globale di circa 250 milioni di euro hanno permesso il finanziamento di 600 imprese e la creazione di 10.000 posti di lavoro. Più di 40% di queste risorse sono state destinate al settore agroalimentare. Sono attualmente in fase di avvio due nuove linee di credito per il settore privato nel quadro di un programma denominato BRASOC, con 57 milioni di euro, di cui 7 milioni a dono. Il programma intende sostenere gli investimenti nei settori dell'agricoltura e pesca e dell'economia sociale e solidale. Stiamo inoltre finalizzando un negoziato con l'Unione Europea per ricevere un finanziamento di 44,4 milioni di euro per lo sviluppo di sistemi di produzione sostenibile nel settore di agricoltura e pesca. Il programma denominato ADAPT è stato concepito in maniera complementare al PRASOC e prevede strumenti di sostegno al settore privato tunisino ed il coinvolgimento di attori chiave come istituzioni di ricerca nell'ottica di accompagnare il paese verso una transizione ecologica del sistema produttivo. Con un credito agevolato di 145 milioni di euro per il sostegno alla bilancia dei pagamenti, vengono inoltre finanziati importanti investimenti pubblici in settori chiave come l'agricoltura, che ha beneficiato di circa 57,6 milioni di euro. Le regioni meridionali più povere e vulnerabili rappresentano una zona di intervento prioritario in cui l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo lavora da 20 anni con un importo di 18,7 milioni di euro per la realizzazione di circa 2.500 ettari di palmeti da dattero, creando circa 2.000 posti di lavoro
e nuovi centri abitativi e di produzione. Un focus specifico inoltre previsto per azioni di stabilizzazione e sviluppo socio-economico delle zone costiere in queste regioni, con un contributo di 10 milioni di euro. Infine, tengo a segnalare che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo concede anche contributi a iniziative proposte da organizzazioni della società civile, come è stato il caso per il progetto Agriculture Durable, promosso da AIMS in partenariato con Umbria Export e IQ. Il progetto è stato cofinanziato dalla cooperazione italiana con un importo di 1,5 milioni di euro, ma vi risparmio ora i dettagli perché vi saranno presentati più tardi da Elis e Umbria Export, che ringrazio per la buona esecuzione del progetto. Grazie a tutti per l'attenzione. Molto bene, Anis, grazie per le informazioni. Sì. Poi le riprenderemo perché hai dato spunto per fare delle riflessioni rispetto a quanto è importante l'intervento della cooperazione anche dal punto di vista finanziario per poter supportare progetti di sviluppo e di cooperazione che sono certamente delle opportunità, chiaramente anche per tutte le aziende che operano nel settore della produzione di macchine agricole, quale è il target specifico di EIMA, proprio in relazione al fatto che la combinazione tra risorse internazionali della cooperazione, l'operatività di organizzazione come l'APIA, quindi abbiamo qui il Ministero dell'Agricoltura, tracciano percorsi certamente interessanti che consentono di vedere anche da questo punto di vista opportunità commerciali di scambio di tecnologia, trasferimento di tecnologia per tutte le imprese italiane che intendono cogliere queste opportunità. Come poi successivamente molto efficacemente spiegherà Mr. Tuchebri nel video che ci ha preparato, effettivamente esiste un fabbisogno di tecnologia importante e l'Italia è certamente il partner privilegiato. Bene, a questo punto io domando a Mr. Tuchebri di fare una petite salutation officielle come amministratore generale della PIA. Et depuis, je vais envoyer, à partager les vidéos que vous avez préparées. Merci beaucoup, Monsieur Tuchebri. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Sorry for my Italian language. I can't speak Italian. Je préfère parler en français. Vous parlez d'officiel, on travaille tout le temps avec vous officiellement. Monsieur Enzo, merci beaucoup. On a appris à officialiser les choses tout le temps. Grazie a vos soins e grazie al soutien di Madame Anna Chiara. Merci, Anis, per la présentazione. Vous avez parlé de tous les axes de développement. Merci beaucoup. Vous avez donné beaucoup de détails sur la coopération tunisino-italienne. Franchement, c'est bien ce que vous avez dit, mais moi, peut-être, on évalue les différents axes sur lesquels on travaille dans le cadre de la coopération. Mais nous, on est impressionnés par un petit projet qui a fait réellement de l'impact sur la société civile. Vous avez parlé de la société civile, sur les jeunes, hommes et femmes, dans les régions réellement qui méritent à être soutenues. Franchement, on va prendre dans tous les autres projets d'avenir ce modèle que M. Enzo et Mme Anna Chiara l'ont réellement lancé et on a suivi leur méthode et leur méthodologie, leur stratégie, leur finesse de gérer ce projet. Et on est impressionné au sein de la PIA et même ailleurs. Nous, la PIA, comme je l'avais dit dans le vidéo, vous le savez très bien, notre réellement débat pour le moment, c'est un débat, c'est le développement humain, je dis bien, des capacités humaines pour renforcer le développement agricole. Quand on dit développement agricole, s'il y a un investissement, investissement matériel et immatériel. C'est qu'on investit et on s'investit pour réellement développer notre agriculture. Et nous sommes en phase de transition démocratique, politique, ainsi de suite. Je pense personnellement qu'il n'y aurait pas de stabilité en Tunisie. Il n'y aurait pas de stabilité, ni développement, ni stabilité politique sans l'investissement. Et l'investissement, il faut qu'il soit efficient. Nous sommes une agence de promotion d'investissement. L'investissement doit être efficient par
tous les moyens. Et un moyen vraiment très important, c'est tendre la main aux jeunes qui veulent s'orienter, parce qu'eux, ils vont garantir et assurer l'avenir des nouvelles générations. Soutenir les jeunes, leur tendre la main, les encadrer, les suivre, les former, tout ça, c'est on peut assurer et garantir l'avenir de notre agriculture, qui mérite à être soutenue, qui mérite à être développée. Et il y a réellement des créneaux porteurs sur lesquels la Tunisie pourra prendre réellement l'autoroute du développement et elle pourra suivre le processus de développement international et elle pourra vraiment nouer des nouvelles actions avec nos voisins, nos amis, nos chers hein, italiens, que ce soit la région d'Ombria ou Élite ou d'autres organismes. Aujourd'hui, on reste avec région d'Ombria et Ombria Export et Élite pour parler des différentes actions qui sont enregistrées et sont bénéfiques pour nos jeunes. Ça nous a éveillé sur la façon de gérer les projets, la façon d'encadrer, la façon de coacher les jeunes, la façon de les contacter avec les nouveaux moyens maintenant imposés, mais il faut les suivre, peut-être imposés par le Covid, mais nous sommes en train de réfléchir comment on peut continuer le développement dans une phase un peu historique pour le monde entier, y compris la Tunisie, face au Covid, comment on peut faire. Mais malgré ça, nous avons continué à faire. L'APIA, c'est une agence qui gère tous les dossiers agricoles, des jeunes, les moins jeunes, les grands, les projets capitalistiques, les projets moyens, les idées de projets, de l'idée à la mise en place. On travaille avec tous les organismes nationaux et internationaux, notamment l'Italie. Je suis chargé du dossier de partenariat et de la coopération. Et franchement, je veux continuer sur le même, sur la même route que nous avons tracée ensemble. On ne peut pas se développer seul, il faut s'ouvrir à nos voisins, surtout nos voisins de la Méditerranée, de l'espace euro-méditerranéen, à nos voisins maghrébins. Et l'Italie, elle est réellement comme l'Italie, comme ami, comme pays voisin, plus proche par rapport à d'autres pays. Le seul axe qu'on devrait développer, c'est avec l'Italie. Là, c'est une conviction personnelle, c'est une conviction de l'APIA, c'est une conviction de nos partenaires tunisiens. Franchement, non, c'est une conviction personnelle avec mes collègues ici présents dans mon bureau que vous connaissez, M. Enzo Tianis et Mme Aguiara. Voilà, on a essayé de fournir un effort. Nous sommes sous haute pression professionnelle, mais quand même, on travaille, on veut continuer, on veut développer d'autres mêmes actions dans l'avenir. Nous sommes contents, nous sommes vraiment contents de cette occasion et des différentes occasions auparavant. Et on compte et on aspire qu'il y aurait d'autres actions qui méritent à être soutenues. Je remercie infiniment toutes les organisations. Je ne veux pas citer un par un, mais l'ambassade d'Italie ici, la coopération italienne, ICI, ou l'État, vous dites en Italie, d'autres organisations au niveau d'Italie, avec une note particulière à Mme Anna Chiara, que je vous remercie infiniment, Mme Anna Chiara, pour votre patience. On vous a perturbé, on vous a peut-être dérangé souvent, changer ce programme, impliquer ce programme. Monsieur Enzo aussi, nous sommes en train de suivre de très proche avec tous les experts ici en Tunisie. Il y a un retard, mais nous sommes en train d'éviter tous les différents retards pour atteindre l'objectif et laisser des traces. Et on l'avait dit auparavant, le projet agriculture compétitive, ou vous, monsieur Enzo, vous dites agriculture durable, c'est on veut qu'il y ait réellement des traces qui vont être marquées dans l'histoire de nos relations à PIA et ses partenaires. Merci beaucoup. Merci et encore mille merci, Sini Enis, pour les données que vous avez avancées. Je comprends, j'entends, je comprends, mais je m'exprime un peu mal par rapport à vous. Je vous remercie tous. Et je vais vous voir. Merci. Merci à vous. Merci, merci beaucoup, monsieur. Et donc, je vais présenter votre vidéo dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup d'informazioni. Quindi grazie, direttore Tuchebri, per le sue parole che hanno anticipato anche alcuni contenuti del video e poi lo commenteremo perché il Tuchebri ha preparato un video
essenzialmente in tre parti. La prima parte è una presentazione generale, diciamo, dell'APIA, la seconda è una presentazione del sistema agricolo tunisino, la terza sono riflessioni sul nostro progetto e riflessioni sulle possibili sviluppi che ci possono essere ulteriori tra l'Italia e la Tunisia sul settore dell'agricoltura, soprattutto sul settore della meccanizzazione agricola. Faccio presente che questa iniziativa è stata divulgata a tutti i nostri contatti in Tunisia grazie al progetto Agricoltura Durable, come poi dopo Anna Chiara specificherà. I numeri che sono stati raggiunti nel corso di questi anni sono molto importanti dal punto di vista di operatori agricoli, imprenditori, istituzioni, e abbiamo divulgato questa iniziativa di questa mattina a oltre 400-500 contatti. Questo perché, comunque sì, al di là di questo evento, di questa ora, l'EIMA continua i prossimi giorni, essendo ovviamente un panorama internazionale delle ultime tecnologie, tutte le tecnologie agromeccaniche, è ovviamente una fonte di aggiornamento, di informazione online, diciamo, particolarmente interessante per tutti coloro che abbiamo coinvolto in questi anni, diciamo, di attività. E conseguentemente l'opportunità per il progetto non termina con questa ora, ma continua nelle prossime giornate per chi vorrà andare a visitare tutta la realtà virtuale estremamente articolata, ricca e complessa di tutti i 2000 espositori che ci sono provenienti da tutto il mondo. Quindi io adesso provo nel senso che tecnologicamente poi vediamo un attimo se riesco a non fare qualche problema, a lanciare il video di Messe Tutebri, e abbiamo preparato i sottotitoli in italiano e quindi è di facile fruizione per tutti quanti. Un secondo. Bonjour, je suis tout cabré à des moments. Très bien, c'est un peu à la pierre. Si sente? Si, sì, ma non si vede. Ok. Quand on dit partenariat, c'est le lien qui vient entre les promoteurs, surtout les Indiens et étrangers, pour gagner des capitaux étrangers et développer les études, bien sûr, des lettres étrangers dans le lien agricole. Je suis à la PIA depuis 1994. La PIA est une agence publique à caractère administratif créée en 1992 pour développer l'agriculture tunisienne. Pour développer l'agriculture tunisienne, il faut promouvoir des investissements privés dans le domaine agricole. Son rôle principal est d'offrir des avantages financiers et fiscaux que l'État a mis à disposition des opérateurs tunisiens, l'identification des opportunités d'investissement, surtout dans les groupes porteurs. Quand on dit que les porteurs, il y a deux natures dans les groupes, de filières agricoles, des filières qu'on doit soutenir pour assurer l'autosuffisance alimentaire des Tunisiens et dégager aussi des quantités de volume destinées vers l'export, et d'autres secteurs qui sont principalement destinés vers l'exportation. Parmi ces rôles aussi, c'est l'assistance des promoteurs tout au long de la création de leurs dossiers d'investissement, et réalisation des projets, afin qu'ils rentrent en production. La mise à niveau de l'entreprise agricole, la mise en relation entre les opérateurs tunisiens et tunisiens ou tunisiens étrangers par l'organisation des forums de partenariat des B2B selon des centres d'intérêt bien déterminés auparavant. L'animation des réseaux de qualité avec d'autres structures publiques ou privées pour améliorer la qualité des produits, que ce soit la diffusion d'informations par plusieurs canaux, que ce soit des documents sur papier, des plans, rapports, affiches ou le site web de l'APIA. Qui est riche du site web de l'APIA? C'est apia.com.tn, où il y a toutes les informations sur le rôle de l'APIA et quelques informations sur le quotidien, et également l'information des jeunes, des données qui veulent s'orienter. Le gestionnaire agricole doit s'installer pour faire un
That's the difference in one mission. You get one, two, you know. Les avantages que l'État reçoit. Nous gérons également les dossiers militaires de manière à exiger en société de mise en valeur de leur engagement. Et nous gérons également la mise à niveau des exploitations agricoles et les pépinières d'entreprise pour les soldats et les jeunes pour que leur idée qu'ils veulent réaliser sur le terrain. Quand on dit agriculture, c'est les secteurs, les secteurs agriculture. Le secteur agricole, le secteur de la pêche de la culture, le secteur agroalimentaire intégré et tous les services qui se rattachent à ces secteurs-là pour que toutes les filières, tous les maillons des filières agricoles soient couverts par des interventions, par des soutiens, par un encouragement, par une assistance publique. Nous sommes une institution publique, notre budget global. C'est un budget national, c'est l'argent du contribuable chrétien. Et on se fait aider également dans le cadre de la population. Nos amis, surtout européens, en l'occurrence nos amis italiens, sont en cas de grue de coopération. Et là, je parle. Ça, tout ça, c'est pour rendre nos contribuables de l'effort compétitifs, durables, fiables. D'investissement efficient dans la production et la productivité et également pour le droit de l'exploitation. Notre agriculture est considérée un axe primordial, elle contribue à hauteur de 9% de l'IB, elle a donc le droit d'attirer 16% de la main-d'œuvre. Elle contribue également aux exportations africaines à hauteur de 9%. L'investissement agricole public représente 8% dans l'ensemble de l'économie nationale. Les principales des richesses de la Tunisie, c'est la céréalité. Le bio maraîcher, l'oliculture, nous sommes un pays producteur l'agriculture, les agrumes, la pêche, les dattes, les légumes et les poissons frais, et les poissons, l'agriculture, ça c'est une production nationale. Pour notre consommation nationale, le fruit de la pêche, soit à hauteur de l'extension, en provenance de l'agriculture. Nous importons le sucre, les céréales, parce qu'on prend un déficit céréalier, et les légumes végétales. La superficie totale des terres agro-agricoles est estimée à 10,5 millions d'hectares, dont 5 millions d'hectares de terres agricoles, presque la moitié, parcours des forêts 5 millions d'hectares. Notre fonctionnement climatologique, nous sommes dans une zone semi-aride, supérieure et humide. Et nous avons également des arides, ou le sud-aride, le saharien, dans le sud-aridien, où les précipitations ne dépassent pas 200 mètres carrés, c'est dans le sud-aridien. Mais là-bas, c'est une zone réellement à vocation agricole de haut niveau, parce que on produit des cultures sous serre en provenance des eaux dans l'eau et en provenance des eaux thermales qui sont fortes et on essaie de les produire pour éviter les cultures sous serre précoces, telles que le tomate, le melon, ainsi de suite. Avec nos partenaires hollandais, on a énormément de produits performants. Nous avons un problème en Tunisie, un problème de ressources en eau. Nous avons 4,8 millions de mètres cubes repartis en haute surface, 2,7 milliards de mètres cubes, haut souterrain, 2,1 milliards de mètres cubes, sous mobilisés, 4,4 milliards de mètres cubes repartis sur haute surface. Et donc, nous avons 44 grands barrages, 230 barrages collinaires, 890 lacs collinaires.
Gesù ci direbbe 2 miliardi come più. Noi abbiamo anche problemi di spiegare a venire, dove il dolore di a chi rimane discutito o preservare la nostra ricerca di dolore, notamment l'eau, et de là, il y a eu des aides, des avantages financiers et fiscaux pour l'économie de l'eau dans le domaine agricole. Les ressources halieutiques, en deux mots, nous avons presque 1350 km de côte, 41 ports de pêche, 1070 plutôt de pêche, dont 393 chalutiers, 35 tonniers, 329 pêche au feu. Et le secteur de la pêche, à Cap, c'est presque 100 000 employés, opérateurs dans ce domaine. Donc, au Paris, les 650 000 employés dans le domaine agricole. Il y a un certain nombre d'incitations pour le développement agricole. Il y a l'État qui a son patrimoine de terre qui se fait louer pour que les sociétés utilisent bien. De longue durée, donc le montant des étrangers ne dépasse en aucun cas 66% du capital de la société. On essaie de mettre à niveau pour bien extraire ces ressources et bien respecter les normes, les conditions et les exigences de l'État et l'impression de l'État en matière de développement agricole. Les facteurs qui sont réellement l'orientation vers l'agriculture, l'investissement dans le monde agricole, c'est qu'il y a un cadre incitatif à l'investissement agricole privé. Deux, la libération du commerce intérieur et extérieur du pays. Et puis, la création d'opportunités d'export agricole, notamment énormément de relations avec les pays amis et voisins pour développer l'exportation. Il faut bien dire aussi que l'agriculture, pour développer son agriculture, n'a pas réellement presque laissé une convention non finie, c'est-à-dire nous avons signé toutes les conventions qui méritent à être développées, telles que un accord avec le monde mondial, maintenant considéré comme passif réellement et le socle. Et une discussion avec l'Union européenne pour re-signer un accord technique. L'État aussi a besoin de temps pour bien clair. Donc l'objectif, c'est de garantir la sécurité alimentaire durable, garantir l'avenir des futures générations et l'intégration de l'agriculture dans le processus de l'alimentation. Et la technologie peut-être notre agriculture du point de vue financement, je remercie l'Italie qui organise à l'exposition de la Tunisie 2 lignes de crédit qui sont fonctionnelles, dont un pour la tâche au financement de l'agriculture principalement en culture, une ligne de 35 millions d'euros et 15 millions d'euros avec une note ou un avenant de contrat, et la première ligne, qui s'emploie de 73 millions d'euros, dont une grande partie est destinée à l'agroalimentaire. Ces lignes de crédit ont permis, ils vont permettre réellement le financement des opérateurs pays, les directs, que ce soit les Tunisiens ou les Italiens ensemble. De deux, les différents. Nos amis italiens ont permis à un certain nombre d'opérateurs tunisiens de suivre la mouvance internationale et de créer la richesse et trouver des marigots autour de l'économie nationale. Un certain nombre de programmes, certains qui ont été lancés et démarrés, d'autres qui démarrent maintenant, dont un, je vais mettre l'accent dessus, le projet a lieu contre. Pour le jeu Gira, monté avec l'association ILIS et la région d'Ombre-Export. Je remercie ces deux organismes, Ombre-Export et ILIS,
Je me dis également toute autre quantité italienne qui a soutenu la politique de la Grèce africaine. Je dis ici que ces projets ont bien montré, ont bien prouvé que les ressources minières ont besoin de la technologie. Et pourquoi pas la technologie italienne, que ce soit pour l'agriculture, la sédiculture, les petites machines pour l'agriculture, les machines de conditionnement, les machines de traitement de projet, les machines de photovoltaïque, tout ce qui se rattache aux électropompes pour pomper de l'eau avec une manière qui garantit et économise de l'eau. Tous ces équipements, tout ce matériel, nous avons réellement exprimé auparavant et on exprime davantage que la Tunisie a besoin de la technologie italienne. De deux, on a besoin de financement. Il y a deux lignes de crédit avec, bien sûr, le budget national et le Banque nationale qui commence à développer, qui sont un peu plus exigeants par rapport aux jeunes, ou pour les jeunes, parce qu'ils n'ont pas de garantie. Mais il y a deux banques tunisiennes qui tendent la main vers les opérateurs, tels que la Banque nationale agricole, la BNA, et la BNS, la Banque tunisienne pour les BT, qui facilite l'accès au crédit pour les petits agriculteurs. Je dis les petits agriculteurs, peut-être le montant d'investissement est très modeste, moyen, tellement ils sont nombreux, alors le total représente une grande partie de l'investissement global. Je remercie ici la région d'Angers et Angers-Export qui ont soutenu les opérateurs, qui ont soutenu les opérateurs dans le cadre de formation, d'assistance et d'ouverture à ces jeunes. Et sa réalisation avec leur modèle de la région d'Angers. Je remercie Iris également qui a soutenu nos opérateurs et même nos coachs et les formateurs tunisiens. Nous avons formé un certain nombre d'opérateurs qui disent orienter leur production vers l'export, un certain nombre de gouvernorats tunisiens qui ont été ouverts par ce projet. Également, le projet va nous aider en ce moment à cause de l'histoire et du confinement et l'histoire du Covid-19 pour digitaliser la pierre. Bientôt, il va y avoir une session pour démarrer la formation et la mise en place d'un système de contact online sur plusieurs applications internationales reconnues sur le monde entier. Sincèrement, ce que nous devons réaliser dans le cadre du partenariat de l'exploration avec les Italiens, ça va marquer l'histoire avec les Italiens. Parce qu'il y a des traces. Il y a l'innovation, il y a la sensibilisation, il y a aussi le savoir-faire italien, surtout dans la transformation des pierres, la transformation toutes ces machines, tous les équipements, tous les aspects sur la tâche de son technique, nous avons réellement besoin de cette technologie. Je m'adresse à nos amis italiens pour qu'ils nous traitent un pays en transition démocratique, en transition de développement. Nous avons des difficultés, des conditions climatiques difficiles pour nous, un accès au marché difficile, bien sûr, avec le Covid. Il va falloir qu'on traite les dossiers d'une manière transparente, avec un soutien et avec peut-être même quelques visions futuristes. Pour intégrer la Tunisie dans le bassin méditerranéen et l'Italie sera libérée en tant que pays voisin et un pays ami pour l'Italie. Nos amis producteurs, détenteurs de la Tunisie italienne, je leur dis qu'il y a un marché de la Tunisie. La Tunisie, tu pourrais juger 30 mois plus tard pour les voisins, la Libye ou l'Algérie ou même l'Afrique plus tard. Nous pourrons également développer une action ensemble, tuniso-italien, ou italo-tunisien, pour s'utiliser vers d'autres pays. On connaît très bien le terrain, on connaît très bien la mentalité, et puis on va développer notre expérience que nous avons acquise, et puis on peut la mettre, bien sûr, en collaboration avec les amis italiens, on peut la mettre à disposition d'autres pays, d'autres populations du monde, pour qu'on puisse arriver réellement ensemble. Assurer et garantir certaines sécurités alimentaires et développer la confiance entre les deux Europe et les deux pays. Dans le cadre d'un partenariat win-win, gagnant-gagnant, basé sur la transparence
équilibre global, que ce soit culturel, touristique, financier, et garantir réellement une certaine confiance et une certaine richesse pour les futures générations. Je me permets de vous dire ça, et je vous invite réellement de s'orienter vers la Tunisie. Pourquoi la Tunisie? Parce qu'une Islande, c'est une heure, par exemple. La Goulette, le Tunis, le Sfax, Gênes, ça fait même pas une quinzaine d'heures par bateau, le moyen bateau, le bateau moyen. Alors, notre position, tous les deux, elle est vraiment stratégique, l'un pour l'autre, on peut travailler ensemble, on peut développer d'autres axes de coopération, de partenariat et l'idéal de continuer à travailler avec nos partenaires avec qui nous avons enregistré des belles performances, je permets de dire, que ce soit l'avion d'Ombrière ou d'autres régions italiennes et les associations telles que New World ou IRIS, avec une note particulière à l'association IRIS qui nous a réellement soutenus pour toucher les populations diminuées, les jeunes diminuées, les gens en difficulté pour accéder au marché. Quand on dit marché, c'est le marché de l'investissement, le marché de la libre, pour s'installer au leur propre. On pourra travailler ensemble, on pourra continuer à discuter sur les axes de développement réel. Merci beaucoup, et je reste à vos dispositions, que ce soit votre position officielle, que ce soit l'ambassade de l'Italie en Tunisie, IRIS, ICI, l'Institut du commerce extérieur, nos amis avec qui nous allons travailler, les opérateurs italiens sont les bienvenus. Allez organiser une séance au Salon international de l'Italie. On a vu une certaine réellement demande par nos amis italiens. Malheureusement, on l'a reporté deux fois. Je ne sais pas comment on va pouvoir organiser en fin de l'hiver. On sera reporté de notre date, quand même, sans chance, on est en travail, donc on n'est pas loin, on peut se donner l'information et on peut développer comme un texte pour faire réellement de la version tunisienne unique en son genre qu'on va faire. Merci beaucoup. Bon, grazie molte, Mr. Pichebri, come avevo anticipato è stata una presentazione molto ampia e molto interessante che ha lanciato molti spunti. Adesso è stata tante volte evocata e adesso cedo la parola alla dottoressa Montoni, il rappresentante referente responsabile di ELISE, che è il capofila del progetto, nonché capoprogetto del progetto agricoltura durale. Prego, Anna Chiara. Allora, intanto grazie a tutti, buongiorno a tutti, a voi e a tutte poi le persone, le imprese che ci ascolteranno. A me il duro compito di stare veramente in non più di 5 minuti per raccontarvi un po' il progetto e soprattutto per raccontarvi qual è stata l'esperienza del progetto con le imprese, che sono un po' le protagoniste di questa fiera che oggi ci sta ospitando. Il progetto Agricoltura Durable o Agricoltura Competitive è nato con l'obiettivo di rafforzare il tessuto agroindustriale, agroalimentare tunisino attraverso quattro assi principali di attività. Il primo asse è dedicato alla promozione dell'imprenditorialità giovanile e il supporto a servizi quali le pepiniere d'antipresa che sono già attivate. Il secondo asse è dedicato al rafforzamento di imprese già esistenti, quindi è volto a prendere quel tessuto imprenditoriale che già ha un potenziale ed era già presente in Tunisia e rafforzarlo sotto forma di consulenza organizzativa, gestionale, anche in termini di meccanizzazione agricola. Il terzo asse, che è assegnato ad un partner che oggi non è presente con noi nel progetto, la ONG IQ, è un asse dedicato invece al rafforzamento di tutti quei soggetti intermediari nel settore agricolo, in particolar modo i GDA, nel campo della irrigazione sostenibile, che è un tema fondamentale legato all'agricoltura. E infine il quarto asse, che vede protagonisti come il secondo asse, appunto Umbria Export, che invece è dedicato a replicare in Tunisia il modello, la best practice di associazionismo e aggregazionismo di imprese di diverse dimensioni, supportando la creazione di cluster e associazioni di imprese tunisine e italo-tunisine.
Perché qual è la ragione per la quale oggi ha senso che in una fiera dedicata alle imprese venga rappresentato e venga presentato un progetto di cooperazione allo sviluppo? Proverò a darvi alcuni elementi che ci hanno ispirato in questo percorso. E il primo elemento è questo: il progetto Agriculture Durable è probabilmente la prima esperienza dopo la riformulazione della legge sulla cooperazione allo sviluppo che vede una partecipazione attiva e concreta del progetto di cooperazione allo sviluppo di soggetti no profit, quindi di ONG no profit e di imprese del settore privato profit. Si tratta di una collaborazione che non è una collaborazione formale, ma è una collaborazione di sostanza e che si è inserita in un contesto molto favorevole. Da un lato, come ci ha raccontato benissimo il dottor Chenifi, è un ambito in cui le relazioni di cooperazione allo sviluppo tra l'Italia e la Tunisia sono longeve e quindi sono favorevoli alla nascita di questi progetti. Dall'altro, però, la Tunisia è un paese interessantissimo per le imprese italiane che vogliono internazionalizzare e lo è soprattutto nel settore dell'agricoltura, non a caso nel settore del legato anche alle imprese della regione Umbria. Come credo ci dirà poi il dottor Faloci, ci sono alcune caratteristiche di comunanza tra la regione Umbria e la Tunisia, alcune caratteristiche territoriali, alcune caratteristiche di dimensioni del tessuto imprenditoriale che hanno reso molto favorevole la nascita di questo progetto. C'è inoltre un elemento che vorrei citare. C'è un contesto nel quale stiamo vivendo che vede sempre di più l'emergere di forme di ibridazione e di incontro tra profit e no profit. Questo non vuol dire che le ONG debbano cessare di fare il loro lavoro o le imprese debbano cessare di perseguire il loro fine primario, che è quello di generare profitto, ma vuol dire che le ONG hanno bisogno sempre di più del contributo del settore privato profit per innescare alcuni meccanismi di sviluppo duraturi nel tempo, come è vero che le imprese non possono prescindere dal generare impatto sociale e benessere nell'ecosistema nel quale vanno ad operare. Questo principio guida, generare impatto sociale nel territorio dove io voglio aprire un mercato a me favorevole, è il principio guida che ha guidato la partecipazione delle imprese, tra cui Nardi, che è partner di progetto, a questa iniziativa di cooperazione allo sviluppo. Poiché vogliamo che il progetto Agriculture Competitive sia un esempio per altre ONG e per altre imprese, voglio sintetizzare alcuni elementi che per noi sono stati gli ingredienti chiave di questo esperimento, possiamo chiamarlo così. Il primo ingrediente chiave è stato il coinvolgimento delle aziende fin dalla fase dell'identificazione dei bisogni di progetto. Perché questo? Perché da un lato la ONG ha i contatti con le comunità, con la realtà locale, quindi conosce il territorio, conosce il tessuto sociale. Dall'altra, molte delle imprese legate all'Umbria Export, compresa la Nardi, per ragioni commerciali avevano già esplorato alcune caratteristiche, alcune problematiche del settore agricolo tunisino, proprio per poter introdurre i loro prodotti e servizi. Quindi ci siamo incontrati su questo terreno e abbiamo potuto avere una visione molto completa di quelle che erano le necessità effettive per iniettare un dinamismo maggiore nel tessuto agricolo tunisino. Questo è un primo punto. Il secondo grande coinvolgimento delle imprese all'interno del progetto è stato nel trasferimento di know-how. Si è citato dagli altri interlocutori, gli altri relatori hanno ovviamente citato l'importanza delle tecnologie applicate all'agricoltura. Ora, io credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che non è sufficiente per poter diffondere una tecnologia in un territorio, soprattutto in ambito agricolo, avere i finanziamenti per acquistare quella tecnologia. Occorre a monte creare la cultura di quella tecnologia, occorre trasferire ai soggetti che dovranno utilizzarla, quindi penso agli agricoltori, dal piccolo agricoltore all'azienda ad alto potenziale, occorre fornire loro gli strumenti per poter accedere in maniera consapevole, in maniera profittevole a quella tecnologia.
In questo senso, il progetto ha rappresentato, a mio avviso, un ottimo modello. Perché che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tentato di trasferire ai nostri beneficiari, agricoltori, piccole imprese, aspiranti agricoltori, questa cultura dell'innovazione, quindi questa cultura soprattutto in ambito della meccanizzazione agricola. Quindi abbiamo cercato di far conoscere quale fosse il potenziale della tecnologia e abbiamo trasferito degli strumenti attraverso formazione, attraverso assistenza tecnica, in modo tale che i nostri beneficiari siano in grado di accedere, di valutare quale tecnologia è necessaria, di valutare quale delle esperienze disponibili sul mercato siano più coerenti con la propria idea di sviluppo, quindi non una tecnologia imposta dall'alto, io ti do quello che devo vendere e tu mi paghi, ma è un rapporto win-win, dove vince l'azienda e riesce a vendere i propri servizi e prodotti, perché il mercato si è creato, quindi perché c'è una consapevolezza, una cultura della tecnologia, ma vince, ed è questo l'obiettivo principale di chi fa cooperazione allo sviluppo, ma vince soprattutto l'agricoltore, la piccola impresa, il tessuto imprenditoriale come ecosistema, che riesce a comprendere di che cosa ha bisogno e ad avere accesso a ciò di cui ha bisogno. Quindi questo per noi è stato un punto fondamentale. Non a caso le imprese sono entrate con diverse missioni in loco, quindi non in maniera teorica, ma visitando concretamente agricoltori, imprese, facendo da business angel dei nuovi promotori, quindi dei nuovi aspiranti investitori in ambito agricolo, e hanno trasferito in maniera non competitiva, non concorrenziale, quindi in un ambiente neutro, quale è un progetto di cooperazione allo sviluppo, hanno trasferito il loro know-how e la loro conoscenza. Infine, voglio sottolineare un punto. Le ONG e il settore no profit non costituisce ovviamente, per ovvie ragioni, un ambiente in cui l'innovazione ha una rilevanza così importante come invece lo ha nel settore. Questo progetto ci ha dato l'opportunità di poter innescare anche dei processi innovativi, di adottare delle metodologie innovative che altrimenti non sarebbero state accessibili. Io ritengo che possa essere un modello replicabile e mi auguro, auspico, che chi voglia approfondire la nostra esperienza voglia anche sia incoraggiato a replicare iniziative simili. Ripeto, un punto importante, non si tratta di fare ognuno il lavoro dell'altro, si tratta di mettere un fattor comune, il proprio know-how, i propri asset, per generare sviluppo in contesti dove, come la Tunisia, che è un paese meraviglioso, ad altissimo potenziale, dove però vanno ancora innescati alcuni, diciamo, meccanismi. Non vi voglio dilungare oltre, voglio dire che il progetto Agriculture Durable è un primo esempio anche di business inclusivo, perché ha dato via, poi ha creato delle relazioni permanenti con alcune delle imprese che sono state contattate durante il progetto, imprese che poi sono state se stesse promotrici di altri progetti di business sostenibile in Tunisia, che non sarebbero nati senza l'esperienza del progetto quadro di cooperazione allo sviluppo. Ritengo quindi che questo sia un grande risultato, non previsto, perché quando abbiamo scritto e presentato il progetto Agriculture Durable non era previsto che si creassero degli spin-off generati da imprese che volessero creare business inclusivo in Tunisia. Questo è successo grazie a tutti i partner ed è successo, e mi avvio alla conclusione, grazie a due attori chiavi senza i quali il progetto non sarebbe stato possibile. Il primo è la cooperazione italiana allo sviluppo, che ha creduto nel progetto, lo ha finanziato e che tutt'oggi ci dà fiducia nel sostenere passo passo anche le difficoltà che stiamo affrontando a causa della crisi che purtroppo colpisce tutti. E non posso fare a meno di ringraziare Monsieur Tupébri e l'APIA, che è stato un partner fondamentale di questo cammino, attento a recepire gli input che venivano da noi, sempre pronti ad avere un approccio aperto,
flessibile e di collaborazione, e con l'obiettivo di migliorare veramente le condizioni di tanti giovani, di tanti agricoltori del settore agricolo intensivo. Quindi per me è stato un onore lavorare su questo progetto che si avvia a conclusione, tra poco chiuderà, ma per me non è una chiusura, perché abbiamo seminato tante di quelle cose. Tra l'altro il dottor Faloci è personalmente impegnato in questo momento nell'avvio di alcuni accordi tra imprese tunisine e imprese italiane nell'ambito del progetto, quindi non c'è una fine, c'è un cambiamento e un'evoluzione di alcuni semi che il progetto ha voluto gettare. Ringrazio tutti di nuovo, è un onore per me stare qui e spero che le imprese che avranno modo di ascoltare questo seminario vogliano approfondire questi temi e vogliano sempre di più essere partecipi di un business che non sia solo for profit, ma che produca sviluppo. Ok, grazie mille Anna Chiara, ovviamente e fortunatamente sei stata estremamente esaustiva e hai toccato molti dei temi, quasi tutti, per non dire tutti i temi sensibili che ruotano intorno all'esperienza di questo genere. Ti ringrazio per tutto quello che hai detto. Ho praticamente un minuto e mezzo per chiudere, visto che con queste sessioni alla fine non gestiamo più di tanto il tempo se non quello a disposizione. Quindi, prima di tutto, onde evitare di non aver tempo, ringrazio nuovamente tutti quanti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, ringrazio Messi Tucchepi, ringrazio Alex, Anis, il direttore Lovisolo, e chiudo semplicemente con alcuni spunti che Anna Chiara ha detto. È stato ed è un laboratorio progettuale estremamente interessante che ha modellizzato per la prima volta questa forte partnership profit e non profit. Questo è uno degli aspetti certamente diciamo più innovativi. Altro aspetto che mi voglio sottolineare, ringrazio anche alcune aziende tipo la Romana Rapparine, Master & Co. che sono state coinvolte nel corso del progetto sul settore lattiero caseario, sul settore della conservazione dei beni alimentari e le altre aziende che sono state coinvolte perché hanno consentito di dare valore aggiunto al progetto. E un altro aspetto che vorrei diciamo semplicemente sottolineare come chiusura è quello che Anna Chiara già ha sottolineato. È un'esperienza molto importante, non parliamo di fine, parliamo di inizio progetto, ma non parliamo mai di fine, nel senso che tutto ciò che abbiamo creato serve per creare comunque continuazione. Una delle parole chiave di questa esperienza è anche la sostenibilità, oltre che la sostenibilità e la sostenibilità nel tempo, cioè noi quello che abbiamo creato vogliamo che sia un qualche cosa in termini di relazione opportunità che possa generare altre opportunità, proprio perché la Tunisia, come è stato spiegato fino adesso, rappresenta un paese di estremo interesse per l'Italia, per la vicinanza, per le relazioni che ci sono, e aggiungo anche che assolutamente può essere considerato come un hub per tutta l'Africa subsahariana. Quindi una relazione tripartita Italia-Tunisia e non solo Tunisia ma anche per l'Africa subsahariana. Quindi questo per dire che abbiamo lavorato, siamo soddisfatti, ancora il progetto non è terminato, faremo altre iniziative, tutto ciò che faremo sarà messo a disposizione da parte delle aziende tunisine e delle aziende italiane, però con lo spirito di guardare avanti, cercando di superare questo che è il momento più brutto che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi decenni, però siamo ottimisti e conseguentemente stiamo gestendo il presente con una logica di guardare ovviamente ad un futuro che speriamo sia più prossimo possibile. Grazie a tutti quanti e diciamo che ci rivedremo presto, perché comunque noi chiusa questo seminario continuiamo comunque a lavorare con quello spirito di continuazione e con quello spirito di orientamento al futuro. Grazie a Laix, grazie a Lapia, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e noi siamo a disposizione su tutti i canali social, sui nostri siti internet, siamo a disposizione di tutti. Grazie e buon lavoro. Grazie merci. A voi. Merci. Merci. Grazie, merci. Grazie, buon lavoro. Grazie. Buon santé. Merci. Ciao ciao.